Amici di Uscire TV, benvenuti ad Alba. Oggi è il 21 settembre e inizia l'autunno. Un autunno che vede protagonista il tartufo e quindi siamo qui con il presidente dell'ente fiera del tartufo bianco di Alba per scoprire quali saranno gli appuntamenti clou e le manifestazioni che faranno parte del programma. Prima delle vere e proprie sei weekend di fiera che vanno dall'8 di ottobre fino al 13 di novembre, quindi una fiera lunga con i weekend caratterizzati prima di tutto dal mercato mondiale del tartufo e poi da tante altre manifestazioni, prima c'è la domenica, la prima di ottobre, del Palio degli Asini, quindi di questa tradizionale manifestazione che vede una grande sfilata storica con 1000 volontari, i borghi e poi la corsa degli asini che è sempre divertente e coinvolgente. Attorno al mercato del tartufo c'è Alba Qualità, quindi gli stand di quelli che sono i formaggi, i salumi, la pasta fresca, insomma tutte le migliori prodotti del territorio. Ci sono anche due mercati a chilometri zero, poi ci sono le piazze nostre, sono sempre piene, animate dai mercati, dalle bancarelle, ma dalla manifestazione Alba Aromatica. C'è poi la terza domenica di ottobre, che è quella della rievocazione medievale dei borghi, quindi dove per le vie della città ci sono tante persone in costume, c'è la possibilità di fare diversi assaggi, è una delle domeniche di maggiore successo per i turisti. Poi ci sono gli sbandieratori in piazza nella domenica successiva e oltre a questi appuntamenti ormai diventati abbastanza classici, consolidati, quest'anno c'è un weekend dei santi molto lungo e importante. In quel weekend proprio nella piazza Duomo ci sarà la possibilità di assaggiare tante specialità della nocciola, quindi celebreremo questo altro grande prodotto della nostra terra. E in quel weekend ci sarà anche uno stand della Confartigianato con la pietra di Langa, quindi anche un altro prodotto d'altro genere, e in quel weekend ci sarà anche Langheroero in piazza, che quest'anno però non avrà solo i prodotti di Langheroero ma anche quelli di tutta la provincia Granda. Quindi non mancano le occasioni. Accanto a questo ci sono tantissimi appuntamenti di tipo sportivo, ci sono le gare del tartufo, del golf, c'è un torneo internazionale di bocce intitolato Umberto Granaglia, grande giocatore del passato, c'è il torneo della petanca, c'è qui la pallone a pugno nella piazza del Duomo in costume, la pantalera. Quindi ci sono tanti appuntamenti sportivi, tanti appuntamenti culturali. Ringraziamo il presidente dell'ente fiera, un programma decisamente ricco che noi di Uscire seguiremo nelle prossime volte. Grazie.